Una storia lunga, un appello accorato e ormai cronico, quello dei commercianti ittici di Termoli, riuniti in un'associazione e da tempo esasperati. Oltre un anno fa erano stati in regione, facendo riferimento alla legge del 2006 sui ristori. L'ex presidente Toma aveva garantito l'impegno concreto. Restano l'amarezza e la precarietà, non ce la fanno più. Il presidente dell'associazione Francesco Sciarretta più volte aveva sollecitato le istituzioni per i contributi a una categoria penalizzata dagli effetti della pandemia e dal caro gasolio. Oggi niente è cambiato. Non riusciamo a capire, almeno noi commercianti nel nostro settore, perché dobbiamo avere queste difficoltà a non prendere incentivi per quanto riguarda soldi per i mezzi, incentivi, aiuti per qualsiasi altra cosa, magari visto uno vuole investire in una pescheria, in tante altre cose, ma non abbiamo mai niente, niente. Non è giusto, già abbiamo i problemi nostri che si vende poco, abbiamo anche il problema diciamo, del mercato perché c'è poco pesce e tutte queste cose qua, vabbè. Comunque, il discorso è che noi chiediamo sempre aiuti per il semplice fatto degli incentivi, cose che fino adesso non ci hanno mai dato niente. Sono circa 40 i commercianti che hanno aderito all'associazione. Si appellano ora alla nuova governance regionale. Vogliono riaccendere i riflettori. I problemi sono tanti. La situazione è insostenibile. Toma ci aveva detto che ci metteva in bilancio. È stato detto adesso giù al porto dalla marineria. Che hanno preso 25.000 euro di contributi. Loro ci e non ci hanno proprio scadenzato, proprio, ci hanno messo proprio da parte il mio commerciante, che ce l'ha mai vede noi. Naturalmente noi siamo arrivati a un certo punto che non ce la facciamo più. Le spese sono quelle, anche se pica la bolletta da luce con 200 euro. Io solo non è che ho le proprietà che mi arrivano dal cielo. Naturalmente io, essendo commerciante, poi un mercato che non va più, non so perché, il pesce proprio non va più in questo mercato, non ho capito il motivo. Si deve prendere qualche soluzione, non si andrà più a questa soluzione. Maggioranza e opposizione di qualsiasi partito che hanno abbandonato una categoria come i pesci vendono. Come i pesci vendere e praticamente nessuno fa niente per questa gente qui, per noi diciamo. Allora di conseguenza. Non è mai troppo tardi, si potrebbe ancora fare qualcosa. Grazie.